O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Qui O'Brien, mi ricevi? Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo, ho rischiato di farmi scoprire. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whittaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Non che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi non posso tracciarla dopo l'operazione. Devi piazzare un rilevatore sull'elicottero, sì, ho capito. In più vuoi informazioni sul genio con la tuta d'astronauta, ok? Altro? Sì, vedi di non far... Eccolo lì, mamma, i risultati di vista mio che marcia. Ok, qui. Tutto sotto controllo. Tranquilli, voi continuate il vostro spettacolino. Non vado per me. Sì, può andare, no? Quanto ne abbiamo ancora? E come faccio a sapere? Ho sentito qualcosa. Devo aspettare che Tom finisca. Come andiamo? Chissà quanto ci vorrà. Non troppo, credo. Doc sa il fatto suo. Operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Queste creature vivono allo stato blando da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Sì. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo di aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo? Di recente? Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire... schizzati senza controllo. Sì, è così, ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio. Osserva i suoi abiti. Sono? Sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno, ma rispetto al campionario di fece e urina del furioso medio. Già, per lo schifo. Fai indossare lo stesso paio di calzoni a un babbuino per 2 anni. Santo cielo. Ti sei chiesto perché le aree un tempo abitate pullulino di furiosi? Ci avevo mai pensato, ma sì, immagino sia vero. Già, pensiamo sia da lì, nei loro cani deformi. Forse sopravvive l'ombra del ricordo di...
significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuova giornata di massacri e merda nei pantaloni. Ma perché i cervelloni perdono tempo con questo schifo? Spero sia quello che volevi, O'Brien. Ok, ora devo solo andarmene da qui. O'Brien, mi ricevi? E comunque, O'Brien! Cosa facciamo qui fuori? Aspetta. Gli ordini. Ti basta? Ok, ci sono. Ho piazzato il rilevatore e trasferito i dati. Speriamo di avere un ricercatore o una ricercatrice. Cosa? Perché? Siamo fuori, la benzina. Era un uomo o una donna? Ah, era una donna e no, non so dirti il nome. Ok, ti tengo aggiornato, passo e chiudo. Sai che ore sono? Che differenza fa? Per la miseria, non finiremo mai. Oh, andiamo, non esagerare. C'era un randaggio, sono sicura. Quando abbiamo sorvolato Farewell, c'erano furiosi a perdita d'occhio. Sì, sono diverse luci. Hai recuperato la mia moto? Non volevo che Cope la prendesse e la smontasse. Cristo, Dick! No, l'ho fatto soprattutto per... sai, per i pezzi di ricambio. Per come sei messo non ti serve. Merda. Grazie, amico. È ciò che più mi manca. Correre sulle strade. Ehi, Deacon, hai un secondo? Come sta William? Non lo vedo da un po'. Key Boozer se la passa come chiunque altro sopravvive. Allora è messo meglio di molti altri. Già. Senti, dovresti tenerlo d'occhio. Che intendi? Beh, se perdi un braccio devi rinunciare al tuo stile di vita. Non era una gran vita, è di dubito che... Sei un suo amico. L'unico rimasto. Aspetta. Come va il lavoro? A te che sembra? Ok, non stancarti troppo. Thank you.